כאן בלילה אני יושב לי וכותב שיר מתוך געגוע. אני יושב ומסתכל בי במראה שמשקר מציאות. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati qui su Radio Bomber FVG e grazie intanto dell'ascolto. E riproponiamo l'ultima puntata e poi ci saranno vari speciali, vedremo ancora, siamo in work in progress con Elenina Magica e quindi adesso partiamo, io e Elena siamo qui presenti e partiamo con il nostro, la nostra descrizione della seduzione dei segni. Ultimi tre segni, pesci, capricorno, acquario. Intanto salutiamo la nostra Elena che è qui a fianco a me. Buonasera a tutti, grazie per avermi nominato, per fortuna, qualche volta mi nomina. Bene, e partiamo con i pesci, che è l'ultimo, però vabbè, che se frega. Pesci, mio fratello, segno d'acqua governato da Nettuno e Giove, indica tutto ciò che è misterioso e i luoghi chiusi ed occulti. Bene. Pietre portafortuna, ametista, corallo, rosa, turchese e acqua marina. Partiamo subito con la seduzione dell'uomo dei pesci. Vai Elena! Allora, come sedurre l'uomo pesci? La cosa principale da tenere presente... Me lo dai? Ancora te su di interrompere. Per far cadere nella rete un uomo pesci, appunto qua parliamo di mare, bisogna ricordare che è molto goloso. Ecco, un altro ancora. Di chips. No, è goloso di tutto. Allora, non è... Io mi devo sempre fregare con le parole. Allora... Per curiosità intendiamo qualsiasi aspetto, quindi dovete fargli sempre, diciamo, non fargli mancare nulla, né appunto sia di cose da mangiare che di aspetto fisico, nel senso fargli tante coccole, scrivere messaggini belli, molto romantici, cose del genere. Con lui bisogna essere sempre molto gentili, perché i pesci, ecco, sono molto molto permalosi, quasi come noi acquari, come me acquario. Capito, fratellino? E sono anche molto complessati, perché per esempio loro gli basta una parola sbagliata e ciao, cioè si incazzano proprio tantissimo. Sì. Riconosco quindi, mio fratello qui. Ecco. Grazie. Quindi dovete cercare di essergli sempre amorosamente vicino, telefonargli spesso, riempirlo di attenzioni, come se fosse, diciamo, un bambino, ecco, ma comunque... Ah, ai pesci poi dobbiamo ricordare che è il segno più artistico dello zodiaco, quindi se gli regalate un libro di poesia o comunque, non so, qualcosa fatto a mano... gli dedicate una canzone oppure no, ne sarà molto grato, perché a lui piacciono comunque queste cose. Io ti amo pesci, basta. Questo qua che infortuna. Allora, non dovete forzarlo mai ad affrontare ambienti nuovi o troppo eccentrici, perché lo spingono a disperdersi completamente e quindi diciamo dovete Io mi devo perdere ogni volta. Dovete comunque cercare di fare appunto un ambiente abbastanza rassicurante, ecco. Quindi, come abbiamo detto, il solito invito a cena, ecco, dovete creare un'atmosfera molto languida e sensuale, no? Acquistare delle candele, dell'incenso, quindi vuole anche una casa profumata. Stordirlo di profumi, sì. Cosa? Pipponi. Pipponi, no! Volevo dire! Le pippe! La droga. Sì. Fategli tante pippe! Ah, inizieremo a fare cose porno ormai. Sì. Comunque, fatevi prestare un buon numero di cuscini e puff, perché lui adora tutte le cose morbidose, tranquille, comode, rilassate. Scusa, ecco. Non cammino, qui c'è pieno di cuscini. Poi apprezza comunque anche le canzoni molto tranquille, uno stile, diciamo, come si dice, lounge, no? Ecco. Lounge, chill out. Sì.
Per quanto riguarda il menù, sappiate che il vostro cane solitamente è un gran mangione anche lui, per cui, per cui dovete darvi da fare a creare dei piatti robusti, ma comunque insoliti, perché anche al pesci comunque piace variare e non gli piacciono le cose classiche. Ama molto la frutta, quindi deve essere abbondante. Pere. E non dobbiamo mancare il dolce, perché come abbiamo detto sono molto golosi anche loro. Curate molto i particolari inoltre del vostro abbigliamento. Potete anche indossare un abito osè, tanto lui non si scandalizza. Non si accorge neanche. L'uomo pesce quindi ama una donna comunque decisa, provocante, che sa comunque prendere l'iniziativa, però deve anche comunque coccolarlo. Diciamo che comunque è un segno molto sognatore e sensibile, e ricambierà comunque il vostro amore comunque con dolcezza e passionalità, tanto da farvi dimenticare, diciamo, tutta la fatica che avete fatto per conquistarlo. Ecco, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo con la donna pesci. Allora, la donna pesci, basta, lo tormento io. Basta poco per attirare la sua attenzione di questa sensibile femmina. È talmente innamorata dell'amore che non esita a vedere un principe azzurro in ogni uomo. Leggere, no? Bene. Questa qua praticamente vede principi azzurri dappertutto, anche bidoni. Bene. Oh, c'è una mia amica che è così, ecco, la Giulia. Pesci? Sì. Ecco, così hai detto anche il nome, bene. Però, no, però possiede il famoso settimo senso. Il sesto è troppo poco per lei. Fiuta gli inganni dappertutto, con le trappole anche. Grande, lo voglio avere anch'io sta cosa. Grande, ecco. La donna pesci. È inutile tentare salvarsi. È inutile tentare di raggirare questa affascinante e misteriosa sirena. Lolololo. Bene, lei può farvi sentire il più bello del reame, anche se siete piuttosto bruttino, e naturalmente ne ha bisogno per raggiungere l'immagine ideale che ha del suo uomo. Bene, quindi si droga, vede l'uomo che non c'è e via. Ale. Oh, no. Ha bisogno di affetto e si rompe letteralmente in mille pezzi se viene non coccolata con attenzione e delicatezza. Perfetto. Quando deciderete di invitarla a cena, portatela in un ristorante romantico dove cucinino in modo raffinato, bene, ma dove soprattutto si balli, perché la donna pesci adora danzare nuda tra la gente. No, scherzo. E lo fa con tanta grazia e con piacere di guardarla anche, quindi devi anche osservarla, no? Parlate molto, lei adora conversare, soprattutto possiede una rara dote di saper ascoltare. Bene, mi stava venendo su un rutto, beh, ottimo. Ha bisogno di un partner solido che la ami teneramente ma la tratti un po' duramente, quindi lei lo sa benissimo questo anche. Certamente è logorante, una scassa cazzi allucinante. No! Bene. Vivere accanto a una donna pesci tanto esigente non è, diciamo, una compagna meravigliosa, beh, vi circonda di tante dolci cure da far dimenticare subito tutto il rogolamento di palle. Tenetevi pronti in tasca profumati fazzoletti, lei si commuove facilmente, adora piangere, bello. Le sue non sono lacrime però, sono false. Bene, ma gocce di mare, dicono, coloratissime ma molto salate da assaggiare. Che cacchio. Provate a tradirla e a ignorarla, ve ne accorgerete subito cosa succederà. No! Bene, andiamo avanti con il Capricorno, segno di terra governato da Saturno e Urano, indica l'autorelazione, il distacco della casa natale per raggiungere l'indipendenza e la capacità o meno di raggiungere il successo personale. Pietre portafortuna, zaffiro, onice, opale e ambra. Adesso andiamo, diciamo, diamo la parola a Elenina per l'uomo Capricorno. Yeah! Allora, per conquistare un uomo Capricorno dovete innanzitutto capire che è un personaggio molto misterioso. Innanzitutto è molto difficile comunque conquistarlo, perché è simile ad esempio, ecco, all'uomo vergine, però magari è un po' più facile rispetto a lui. Allora, all'inizio ci vuole poco per attirare, diciamo, la sua attenzione, basta, diciamo, sorridergli dolcemente o comunque fargli qualche ammiccamento, no? Lui ha tanto bisogno di affetto e quindi si scioglie quando incontra, diciamo, un interessamento nell'occhio altrui comunque.
Ma proprio quando siete sicure di averlo in mano, vi accorgete che lui guizza lontano, quindi dovete stare attente. Il Capricorno comunque manca di romanticismo e delicatezza, infatti è un segno molto abbastanza duro e schietto, ecco. Ma abbonda, come sappiamo, di sincerità e sicurezza, ecco, almeno questo è da apprezzare. La sua conquista comunque richiede un accerchiamento cauto ma deciso. Quindi dovete telefonargli spesso, cercare di essere abbastanza presenti e Logori. affettuose, però. Quindi l'uomo Capricorno andrebbe bene con la donna Pesci. Sì, anche, perché comunque lui. No, in realtà andrebbe bene. Sì, no, è vero, lui è di terra e lei è di acqua, quindi dovrebbero starci. Yeah. Ecco. Comunque, stavo dicendo che Scusa, scusa. dovete. Una domanda, cazzo, posso fare anche domande o solo, cioè, devo essere. Allora, lui apprezza molto se gli inviate dei bigliettini, accompagati anche magari da regali, perché è un segno, diciamo, anche molto materialista il Capricorno. Non vorrei offendere nessuno, ma è Una così. WhatsAppata perché i bigliettini ormai non ce ne sta più Ma qua. sì, si ritorna all'amore romantico dell'Ottocento. Allora, Ti prego, un i libro, magari cavalli che un portano le maglione, lettere. Amore, ti ho scritto fatto un'altra con le settimana. vostre mani, oppure una torta fatta in casa, l'apprezzerà moltissimo, ecco. Quindi alla prima occasione invitatelo tranquillamente a cena da voi, non è importante cosa, ma come cucinate. Quindi generalmente il Capricorno fa un buon onore alla tavola, Mi sa un po' ma ha delle tutti. Un piccole manie. po' Ad tutti. esempio il tempo di cottura dei cibi, il condimento, Mamma mia. la presentazione comunque dei cibi. Scusa, la pasta che hai fatto non è al dente, sai Santa che cazzo. miseria! Quindi dovete stare attenti a non eccedere con il sale, pepe e cose varie, ecco. Cucina tu allora, che cazzo, scusa, È complicato, beh. tesoro. Quindi la tavola deve essere apparecchiata in modo assolutamente impeccabile, le posate, non so neanche più parlare, le posate devono essere d'argento, quindi preziose, Ammazza, oh. e devono essere tutte al posto giusto, allineate bene, i bicchieri di cristallo, quindi deve essere tutto brillante, eccetera. Come mi Com'è? sono persa? Bene. Anche con un bel candelabro, magari, Ah, cioè, ecco, sì, sì, ecco. Quindi grazie. dovete decorare tutto, insomma, in modo Elegante. adeguato, sì, ed elegante. E pieno di roba perché soprattutto gli piace il roba gioielli perché vi spariranno tutte le posate di argento a casa. Ecco. Poi per l'abito indossate qualcosa di chic che vi dà l'aria, diciamo, di una gran dama che riceve nel suo palazzo, diciamo, un elegante principe, facciamo tutto molto romanzato. Dovete inoltre lasciare comunque intravedere maliziosamente le spalle e le gambe, che sono le zone che attirano di più il Niente Capricorno. gambe pelose, grazie. Ecco, soprattutto. Niente boschi. Conversando, poi non trascurate di chiedere notizie della sua famiglia, infatti i Capricorno sono molto legati comunque alla famiglia. Cercate sempre di essere molto divertenti e spigliati. Con lui potete, diciamo, parlare di qualsiasi argomento, di musica, attualità, spettacoli, politica, ma non toccare argomenti in cui non vi sentite poco pronte, perché lui lo riconosce benissimo se non siete brave su qualche argomento o se dite Non cavolate. c'hai un cazzo, mi sa. Ecco. Quindi la conquista di quest'uomo è davvero piena, diciamo, di insidie, però vale la pena di rischiare perché è un solido bastone in grado di sorreggervi tutta la vita. È il solito bastone. Brodo, che a me capitano sempre queste cose. Però dovete ricordare di essergli fedele e sempre comunque grate per quello che vi offre. E tenere sempre il bastone, bene. Sì. Ecco, sì, anche. Oh, Allora, donna Capricorno. dobbiamo ricordare anche qua la donna Capricorno, chi è? Sì, chi è donna Capricorno? La Fabiola! Ciao Fabiola! Ciao Fabio! Bene, allora devo conquistarti. Allora,
Vi attrae irresistibilmente il fascino misterioso di una donna nata nel segno del Capricorno. Vi faccio anche i miei complimenti, grazie. Vuol dire che siete dotati di un frutto eccezionale se decidete di andare con una donna Capricorno. Lei è la raffigurazione vivente della Sfinge di Giza, piena di fascino, urca, ma così enigmatica che nessuno riesce mai a cogliere il mistero che nasconde nel proprio essere. Però è vero, sono molto enigmatici Capricorno. Cara Fabiola, sei molto enigmatica. Bisogna scoprirti un po' di più. E non parlo di scoprire dentro, ma... Niente, manca a questa gran donna, quindi tranne il coraggio di osare le peccaminose gioie dell'amore. Quindi gli manca il coraggio di avvicinarsi. Deve essere un po' più spinta. Anche se finge l'assoluta indifferenza, sappiate che vi ha già catalogato. E se corrispondete a quel misterioso suo ideale, la partita è vinta. Corteggiatela inviando in ufficio, perché lavora solo in ufficio Capricorno, fasci di rose rosse, fasci a chili proprio, di spendere miliardi quelle rose. Che bello! Bello! E forse vi darà la cosa che. Forse vi dirà che la cosa la disturba, ma non è vero. Quindi mandate ancora rose. Impestatela, bene. E parliamo di una ipotetica uscita. Quindi. Bisogna parlare un po' di tutto, parlare del vostro lavoro, chiedete consiglio anche su argomenti che vi preoccupano, quindi bisogna parlare un po' di tutto, svariare su tutte le cose. E addirittura bisogna svariare. Svariare. E bisogna, come si dice? Variare. Svariare. Svariare. Svariare, il triestino puro. E divertitela anche con battute simpatiche. Invitarla a Chevoux. Chevoux si dice così? Sì, a non casa è difficile. Vostra. Bene, a casa vostra. E giusto così a magnare e a scopare. Bene, lei non ha certo paura di essere costretta a respingere amorose avance, quindi lei vi si rifiuterà anche. Bene, bene, basta una candelina, una corona musicale che deve essere molto attentamente miscelata tra musica jazz e canzoni d'amore strappalacrime, quindi deve essere un mix di dolcezza e musica rilassante, proprio come l'uomo. Solo con un comportamento depistante potete essere certi di farla abbassare le guardie. Ditele che l'amante e poi non guardatela in faccia, parlerete della vostra salute e abbracciatela, cioè la stordisci con discorsi a caso e così dopo te la limoni duro. Bene, vuole essere compresa e compresa, amata, aiutata, ma mai posseduta, non possedetela, cioè bisogna andare con calma lì, non a 90. È una campagna dura ed esigente che vuole costantemente comandare. Una compagna, che campagna? Compagna, scusate, ho detto male. Ma che anche ha un'amica fidatissima, una partner appassionata e un fedelissimo faro che vi illumina nella nebbia della vita. Quindi la donna Capricorno è il top qua. Non mancate a cercarvela. Andiamo all'ultimo segno per la nostra speciale, Acquario, segno d'aria. Conosci qualcuno dell'Acquario? E io. Bene, allora adesso devo cercare di sedurre cara amica Elena. Bene, pietra, ametista, ambra e zircone. No, ma dell'Acquario. Ah, tutto devo dire, solo perché tu segno. Governato da Saturno e Urano, indica la capacità o meno di trovare l'equilibrio personale, il modo e la possibilità di allacciare amicizie e relazioni sociali. Bene, andiamo sulla seduzione. E la pietra? L'ho detto prima. Lo ripeto perché non ha sentito, ametista, ambra e zircone, proprio i la roba. Fiori, vedi orchidea. Ecco, i fiori, anche questo, orchidea, ortensia e azalea. E basta perché non posso leggere tutto, perché sennò gli altri segni si ingelosiscono che faccio tutto per te. Andiamo nel nuovo acquario. Allora, prima di decidere se è il vostro uomo, è meglio che conosciate qualcosa. La sua principale caratteristica è immutabile, infatti lui diciamo rimane così com'è. Come la donna mi sembra qua Elena, no? No, io sono meglio. Ecco. Allora, è vero che difficilmente si possono cambiare gli altri, ma l'acquario batte ogni record. Ma che strano, prima mi giunge. Vedremo dopo il tuo. Ecco. Ha un viscerale attaccamento alle sue idee e alle sue abitudini. All'inizio lo affascinate con brillanti conversazioni e graziose mossettine, ecco. dalle risposte gratificanti che riceverete potrete illudervi di averlo preso.
Però non è così. E te la prendi te il culo bene. Dai, lasciami fare. Errore. Lui è molto gradevole e gentile, ma fugge a gambe levate se sente odore di confetti. Che cazzo è? Di matrimonio. Ah, ecco. Non ho capito. Aiuto. Comunque, la strada del suo cuore, quindi, passa innanzitutto per l'amicizia. Quindi prima dovete essere delle buone amiche. E, conquistarlo, diciamo, è facile. Trattenerlo però è un po' impegnativo e richiede tanta astuzia, infinita pazienza e tanto amore. Dichiarate a voce alta ciò che, diciamo, voi odiate dei vincoli matrimoniali e quindi giurate, diciamo, di detestare i rapporti soffocanti. Ecco, ricordatevi di intrecciare le dita mentre lo dite. Comunque, per conquistarlo, diciamo, trascinatelo, diciamo, a qualche festa in, presentategli gli amici più originali che avete, strabigliatelo magari regalandogli l'ultimo gioco di società oppure un libro che parli magari di guerre interplanetarie. Vietate sono assolutamente le gite domenicali o banali serate da ballo del sabato sera, non gli piacciono, infatti. Niente sagre. Sì, ecco, gli piacciono cose comunque fuori dal normale, perché ecco, simile al pesce, un segno ultra fuori dal normale. E scusate, mi ero un attimo persa. Allora, stavo dicendo che le gite domenicali e le serate da ballo insomma, così monotone non gli piacciono. Diciamo che per invitarlo a cena fuori, anche con lui dovete cercare dei cibi orientali e sbizzarrirvi, diciamo, anche in ricette nuove. Dovete fare qualcosa, diciamo, di insolito, perché è un segno molto originale e apprezza anche se uno è originale con lui. Comunque, il vostro bene amato solitamente è inappetente, il suo appetito si risveglia quindi solo davanti a qualcosa di particolarmente originale. Inoltre, per il vestiario, cercate nell'armadio l'abito più monacale che avete e impreziositelo con vivaci e bizzarri accessori, dando la preferenza, diciamo, verso le tinte blu, verdi smeraldo oppure rosa violaceo. Colori semplici da trovare, perfetto. Comunque colori freddi. Abbondate indossando orecchini, collane, cinture, qualsiasi cosa di vistoso. Il vostro acquario comunque non mancherà di notarli, si sentirà gratificato del fatto. Tipo rapper, caricati di roba! sul fatto che le vestite per lui, ecco, sarà contento che vi addobbate come un albero di Natale. Ecco, in tema. È elegante, soprattutto. Comunque, il nativo del segno è maggiormente attratto da una conversazione intelligente che da una scolatura mozzafiato, quindi non serve che mostrate proprio le tette perché non gliene frega niente, non come te, Andrea. No! È un buon esteta, ha un debole però per le caviglie femminili e inevitabilmente il suo occhio clinico cade su questo particolare. Se avete la fortuna di possedere delle caviglie da puledra di razza, adornatela a sinistra con una sottile catenina, un'insolita collanina di pietruzze colorate. E questo è il tocco di classe che comunque sarà molto apprezzato da lui. Perché a me piace mettere le cavigliere, comunque. Dettagli. Ecco. Riservate molta attenzione alla scelta della colonna sonora della serata. Lui è un grande amante della musica punk. No. Allora, è un grande amante della musica classica. Okay. Apprezza molto cenare al lume di candela con un romantico sottofondo di violini e pianoforte. Aprite quindi il vostro cuore e raccontategli tutto tranquillamente, tutti i vostri problemi e i vostri drammi, perché all'acquario piace comunque molto ascoltare e anche piace molto parlare. Ma va. L'acquario non è rigido, non è moralista, adora assumere l'aria rassicurante del consigliere, fratello o anche comunque confessore. Vede che su tutto bene. Ed è giusto così, è bello. Ecco, è una bella qualità questa che non tutti hanno, perché non tutti si assorbono i problemi degli altri, invece l'acquario lo fa. Quindi potete conquistare il suo... Sembrava che parlasse di sé.
conquista il suo cervello, è felice di regalarvi anche il suo cuore e perché no anche magari qualche fede nuziale prima o poi. Quindi dovete adottate i suoi amici e rispettate fedelmente il suo bisogno di libertà. Ecco, una cosa importante per riacquario, raga, per le donne e gli uomini, lasciateli liberi, non cagate il cazzo sulla libertà, che è una cosa fondamentale. È il migliore modo per avere accanto tutta la vita un compagno simpatico e assolutamente affidabile. Bene. Quindi lasciateli liberi, ecco. Andiamo alla nostra Elenia Magica. E vediamo come... La donna, attento, La donna acquario. Yeah! Una donna acquario che fa accelerare il vostro battito cardiaco. Siate pronti a mettere un paio di veloci pattini per rincorrere. Yuhu! Attenzione, lei è la quintessenza della pigrizia. È vero. Ma possiede un cervello in grado di battere tutti i record di velocità. Grazie, grazie. Sì, tiriamocela. State nella larga se siete noiosi. Poco attenti ai fermenti culturali. Non faccio nomi! Caro F! O peggio che mai, insensibili verso i mali che affliggono il nostro triste mondo. È vero. Bene. Mi piacciono molto le cause, ecco, culturali. Lei è un idealista, convinta, sì, sinceramente interessata ai bisogni del prossimo. Tantissimo. Soprattutto di quello più lontano. No. È più facile che si commuova per la fame nel mondo che per una serenata strappacore. Come no. Non scorreggiate, non scoraggiatevi di fronte alla sua aria assente, è solo il modo di farvi capire che sta criticamente valutando le vostre chance. Zero. Ma no. Vuole un compagno brillante e colto. Oddio! Con cui parlare di tutto e girare per antichi monasteri o paesaggi lunari. No, beh, monasteri diciamo no, mi piace andare in giro per il mondo. Ecco. Preparatevi a uscire con altre quattro donne quando le invitate al ristorante e capacissime di arrivarci con la sua fidata corte di amiche. Yeah! Ciao amore, sono arrivato con le mie amiche! 50 donne! No! No, beh, non proprio. Ecco, e guai a lamentarsi! Ecco, guai a lamentarsi, quello sì. Cercate di essere... Se mi togli le amiche, sì. Eh sì. Cercate di, soprattutto se togli gli spazi alle amiche, ecco. E cercate di essere presenti quando attraversa i suoi momenti neri. Sì. Allora diventa morbida come una micina ed è felice di abbandonarsi ad una amorosa e sincera spalla, o una palla. E, regalatele un costoso e ultra sofisticato profumo. Sì, mi piacciono un sacco, ecco, i profumi. E guarderà una scatola di fine porcellana, un anello col brillante anche sì magari, e una pelliccia di visone. Ecco. E magari più grande per suo anello. E lo stesso tanto non mi ringrazierà mai troppo vivamente, lei non ne frega. Bene. Certamente una donna così scostante può far saltare anche il sistema nervoso del più equilibrato. Ma proprio quando state per abbandonare a testa bassa l'arena, ecco che lei vi cerca. Yeah! Quindi non cagatela che lei comincia a cercarvi. Bene. La donna dell'acquario tende a mettere su un piedistallo il suo amato e lo ammanta di doti che non ha. Perfetto. In ogni caso vi farà sentire... No, che sono molto impulsiva. Degli dei. Almeno fin tanto che la interessate, poi vi smerda. Non lo fa per voi, ma per se stessa. Se poi riconosce che non siate all'altezza, vi lascia senza pensarci. Bene. Se non avete proprio una grande cultura, lei vi perdona. Purché le consentiate di insegnarvi tutto. Quindi... consentite di insegnarvi tutto, cari amici che state con le acquarine, e rispettate i suoi tempi soprattutto e i suoi metodi soprattutto, senza cercare la sua libertà, ecco, senza cercare di costringerla a vivere una vita troppo tranquilla e casalinga. No. Ecco, è una compagna straordinaria, disponibile, costantemente desiderosa di aiutarvi e pronta a incoraggiarvi per raggiungere vette ideali. Con questo abbiamo finito, siamo arrivati al limite, manca pochi secondi, quindi vi auguriamo intanto una buona serata, grazie intanto dell'ascolto su Radio Bomber FVG, salutiamo la nostra Elena. Buona serata a tutti, ciao! Ecco, e un saluto da Andrea Camerini, grazie ancora dell'ascolto su Radio Bomber e alla prossima rubrica speciale fatta da noi due, che sarà sorpresa, non vi svegliamo niente, ma non mancate!
ستر لك شيرك لقيتي كي شوف دي دوت نفسه قطي افتحتي لك خمون دفع